confrontato da tanti anni con storie come quella di Mauro, ho accompagnato tante persone che normalmente la società considera un peso, da semmai al massimo da tollerare, da mettere in un angolino, da ghettizzare, perché fa paura vedere fisicamente la sofferenza, non direi la sofferenza, fisicamente la diversità, ecco, perché io conosco persone che fisicamente sono a posto ma che sono molto, molto, molto più sofferenti, magari interiormente, di Mauro. Infatti la prima cosa che vorrei sottolineare è proprio questo. La virtù più importante di Mauro, e ho letto il libro mentre viaggiavo in treno, andavo a Milano a presentare i miei libri, è tutto in un fiato, e subito ho detto: quest'uomo è un uomo dotato di una virtù eccezionale che si chiama umorismo. E l'umorismo è fondamentale, saper ridere di se stessi, saper accogliere, accettare e valorizzare i propri limiti, no? E la grandezza di un uomo e di una donna sta proprio nella capacità di ridere di se stessi. E c'è troppa gente che va in giro con dei palloni gonfiati, che si prendono troppo sul serio. Allora c'è bisogno ogni tanto di qualche spillone, perché io l'umiltà di avere uno spillone che faccia scoppiare un po' sul pallone gonfiato, che lo ridimensioni e lo faccia e lo costringa in qualche maniera a prendere atto del proprio scarto. Ciascuno di noi ha a che fare con uno scarto. Può essere di natura fisica, può essere di natura morale, di natura affettiva. Ognuno di noi può subire uno scarto, si può sentire scartato nella vita. Ma a partire da quello scarto, se tu hai la capacità di entrare in relazione, ad accettare quello scarto, tu puoi tirar fuori il meglio di te stesso, così come abbiamo visto proprio concretamente da Mauro questa mattina. E ecco perché parlo di scartagonisti. Questa cosa mi viene in mente perché la riflettevo tanto sullo scarto, la cultura dello scarto, di cui Papa Francesco ha sempre parlato sin dal primo giorno del suo pontificato. E sono andato a vedere tutte le persone scartate che poi sono diventate protagoniste nella vita, e ho visto che proprio i più grandi nella storia, ho visto anche nella storia biblica, nella storia della salvezza, sono coloro che diventano protagonisti a partire da uno scarto. E quindi io li definisco così, no? Scartati dagli uomini ma protagonisti per Dio. Ecco, allora gli scartagonisti. E poi il libro successivo, quello che ho scritto sulla gioia, sottolinea proprio la gioia piena che tu raggiungi solo quando sperimenti la gioia dello scartagonismo, cioè la gioia non semplicemente per una cosa bella che tu hai sperimentato, per una conquista che hai raggiunto, che hai fatto, per un obiettivo raggiunto, ma la gioia nell'essere diventato collaboratore, dico io, di Dio, ma collaboratore nel rendere protagonisti